Il 14 luglio 1902 crolla l'antico campanile di San Marco a Venezia. L'orgoglio della Serenissima è ridotto ad un ammasso di macerie. Quasi per miracolo, la basilica rimane intatta. Nel giro di un decennio, il campanile viene ricostruito, com'era e dov'era, grazie ad una sottoscrizione popolare che raccoglie la somma di oltre 1 milione di lire oro. La solenne inaugurazione ha luogo il 25 aprile 1912. Ma i guai dell'Italia non sono esclusivamente politici o economici. In questi anni vi sono anche frequenti e disastrose calamità naturali, come la vasta inondazione di alcune province padane nel 1907, di cui vediamo qualche drammatica situazione. Un'altra catastrofe ha luogo il 28 dicembre 1908 nella zona dello stretto di Messina. Un terremoto di forte intensità e durata devasta due grandi città, Reggio Calabria e Messina, causando immani distruzioni e la morte di oltre 80.000 persone. Anche i vulcani, di cui è ricca l'Italia, non sono mai tranquilli e di tanto in tanto fanno tabula rasa attorno a loro. Come in questo caso per l'eruzione dell'Etna del 1908. Con grande spiegamento di mezzi ed entusiastica partecipazione di folla, Milano celebra il centenario di costituzione del benemerito corpo dei pompieri municipali. Sul terreno erboso dell'arena si dispongono in bell'ordine le squadre destinate a compiere dimostrazioni di forza, abilità e coraggio. Spericolate salite su scale d'emergenza. Atletiche arrampicate sulle corde. Vertiginose evoluzioni sulle scale di servizio. In qualche caso è utile l'uso del fucile lanciafune, con il quale è possibile effettuare acrobatici salvataggi. E infine, a conclusione della manifestazione, la lotta contro il fuoco.
lo sport fa proseliti fra le masse. Ad Atene, nel 1896, il barone de Coubertin organizza la prima Olimpiade dei tempi moderni. Vi partecipano 285 atleti in rappresentanza di 13 nazioni. Tra essi un solo italiano, il tipografo milanese Carlo Airoldi, il quale, non potendosi pagare il viaggio, raggiunge Atene di corsa, coprendo il tragitto in 31 giorni. Ma la sua iscrizione non è accettata perché lo accusano di professionismo, avendo percepito in passato qualche premio in denaro. Londra 1908, quarta Olimpiade dei tempi moderni. Alla maratona partecipa anche l'italiano Dorando Petri. Basso e mingherlino, nessuno gli attribuisce possibilità di vittoria. Eppure, con straordinaria forza di volontà, tiene testa ai più agguerriti concorrenti e giunge primo al traguardo, ma viene squalificato perché un giudice di gara lo ha sorretto per un braccio. Gli sport violenti come la boxe non hanno molta fortuna in Italia. Più diffuso e popolare il football, d'importazione anglosassone. L'uso del velocipede o cavallo d'acciaio non conosce limiti. Favorisce le passeggiate sentimentali fuori porta. Ma anche le impegnative trasferte su e giù per l'Italia con l'efficiente organizzazione del Touring Club ciclistico. Di carattere più agonistico sportivo, l'attività dell'Unione Velocipedistica, la quale nel maggio del 1909 organizza sotto l'egida della Gazzetta dello Sport il primo giro ciclistico d'Italia con la partecipazione di 128 concorrenti. La polvere e il sole rendono faticosa la corsa, ma il ritmo delle pedalate rimane sempre sostenuto. L'organizzazione è ridotta all'essenziale, con posti di rifornimento improvvisati alla buona. Le strade, spesso dissestate, creano qualche problema. Superato l'ostacolo, la corsa riprende il suo ritmo infernale. Ai traguardi di tappa, la folla si accalca in attesa di ammirare i propri beniamini in azione. Il virus del tifo sportivo si diffonde rapidamente. Ecco la macchina della giuria, tra poco arriveranno i corridori. Il vincitore del giro sarà Luigi Ganna, di professione muratore, atleta dal cuore saldo e dai polpacci d'acciaio, capofila di una lunga serie di campioni. Dopo 17 massacranti giorni, tra polvere e fango, il giro ha finalmente la sua trionfale conclusione. Insieme ai bolidi che sfrecciano sulla pista, fa la sua comparsa in modo prepotente ed esclusivo l'ideologia futurista di Marinetti e dei suoi amici. Se ne comincia a parlare in modo sempre più insistente dal febbraio del 1909, dopo la pubblicazione del Manifesto sul futurismo. In esso, Marinetti cerca di interpretare un mondo che sta rapidamente cambiando. Egli esalta la potenza dei motori, anche se questi alle volte hanno i loro limiti. Il senso inebriante della velocità, il coraggio, il piacere per il rischio, lo sprezzo del pericolo, costi quel che costi. Tutti elementi che fanno intravedere l'ormai prossimo futuro. Salvo naturalmente qualche intoppo.
gatti aerostati volano a grandi altezze. Il loro involucro, riempito con gas di peso specifico inferiore a quello dell'aria, permette di raggiungere quote rispettabili. L'unico inconveniente è quello di rimanere in balia dei venti. Ecco un'ascensione in pallone all'Arena di Milano nel 1912. Ai primi del Novecento fa la sua comparsa lo Zeppelin, il primo dirigibile con struttura metallica a propulsione meccanica e dotato di timone direzionale. Anche in Italia, ad opera di Enrico Forlanini, si svolgono i primi esperimenti di navigazione aerea e si realizza addirittura un prototipo di elicottero con propulsione a motore, di cui vediamo i disegni costruttivi. Il 17 dicembre 1903 si leva in volo il primo apparecchio a motore. Si stacca dal suolo di qualche metro e resta in aria per pochi secondi. Gli inventori, i fratelli Wright, vengono anche in Italia per fare dimostrazioni con il loro aereo. Il 30 maggio 1908, in Piazza d'Armi a Roma, alla presenza dei sovrani, il pilota della Grange, a bordo di un biplano, riesce a volare in cerchio per 15 minuti e 26 secondi, percorrendo quasi 13 chilometri. È il nuovo primato mondiale di durata sulla distanza. Si organizzano anche in Italia i primi circuiti aerei, ai quali partecipano apparecchi e piloti provenienti da tutto il mondo. Nel settembre del 1910, il pilota peruviano Geo Chavez, a bordo di un apparecchio Blériot, effettua la prima traversata delle Alpi. L'audace pilota precipitò nelle campagne di Domodossola, perdendo la vita. Quasi per una ironia della sorte, sembrò che la montagna avesse voluto vendicarsi del suo vincitore, colpendolo insidiosamente alle spalle quando ormai il pericolo era superato. Viste le possibilità offerte dal nuovo mezzo aereo, la sua discreta sicurezza, i successi ottenuti nei principali circuiti internazionali, l'interesse suscitato in campo tecnico ed industriale, il governo italiano nel luglio del 1910 costituì il primo raggruppamento aereo nazionale. Gli aspiranti piloti seguirono un corso presso un battaglione speciale del genio. Il loro primo impiego bellico è imminente. Effettueranno il primo bombardamento aereo della storia durante la guerra di Libia.